E lei la vincitrice, eccola qua! Per la prima volta in Italia, nello scenario suggestivo del lungomare Caracciolo, si è disputata un'esibizione di cavalli trottatori in strada autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole. Si tratta del lungomare Trot Race, con 8 cavalli in gara. Sì, a Napoli ci sono veramente tante iniziative di ogni tipo e queste sportive ci danno lustro, stanno aumentando sempre di più, non solo qui sul lungomare, devo dire in tutte le parti della città. Veniamo da giornate straordinarie, dalla pallanuoto al tennis. L'ippodromo l'abbiamo salvato e lo stiamo rilanciando con un lavoro di squadra come insegna lo sport. Ci abbiamo creduto quando nessuno ci credeva, in altre parti d'Italia si chiudeva e noi invece abbiamo rilanciato. L'ippodromo di Napoli, l'ippodromo di Agnano è una realtà storica della nostra città e la vogliamo salvaguardare, consolidare e rilanciare. Un tratto di strada di 600 metri da Piazza della Repubblica a Viale Dorn è stato trasformato in una pista larga 10 metri sulla quale sono stati posati circa 250 metri cubi di sabbia per ottenere uno strato uniforme e soffice per i cavalli alto almeno 5 cm. L'esibizione inoltre non prevedeva l'uso della frusta o di altri mezzi coercitivi e non è stato possibile scommettere. Scopo della manifestazione era anche promuovere il Gran Premio Lotteria di Agnano, che si svolgerà nello storico ippodromo napoletano domenica 3 maggio. È un evento complesso, tra l'altro un evento non privo di responsabilità, di critiche e di polemiche, ma di fatto alla fine, come sempre, poi dopo parla la realtà dei fatti. La gente è felice, i cavalli non hanno nessuna costrizione, le esibizioni che diciamo corse sono senza frusta, senza premio e senza scommesse. Si è trattato di riavvicinare, di portare un pezzo di ippodromo all'interno del circuito cittadino. Agnano è certamente una delle bellezze diciamo più importanti nel panorama europeo dal punto di vista ippico diciamo come parco e come anche filiera di green economy, e dobbiamo cercare tutti insieme di attivare Agnano e tutto quello che può servire per rilanciare l'immagine turistica di questa nostra amata, meravigliosa città.